Esattamente 2 giorni fa abbiamo avuto questo primo incontro con il Comune di Salerno. Come organizzazione sindacale da più tempo chiedevamo di una intesa e quindi un incontro con l'amministrazione per decidere le sorti del nostro capolinea di Via Ligea. Abbiamo avuto questa intesa sulla quale il Comune ci ha proposto di spostare tutte le linee e pertanto il capolinea a Via Vinciprova. Il capolinea di Via Ligea ormai era in condizioni pietose. Avevamo grandi difficoltà soprattutto il lunedì ed il mercoledì ed il venerdì perché c'erano le navi che partivano per la Tunisia e pertanto tutte le persone che dovevano imbarcarsi risiedevano all'interno del nostro capolinea. Addirittura abbiamo trovato persone che dormivano nel nostro capolinea. Condizioni igienico-sanitarie ormai al degrado. Fortunatamente parrebbe che si sia trovata una sintesi con questo nuovo capolinea di Vinciprova che ci permette anche di spostare lì le autolinee private che fino ad oggi sostavano lungo la strada del porto di Salerno. Ora abbiamo un nuovo incontro, ci siamo riaggiornati ai primi di giugno. Nel frattempo l'amministrazione si è presa l'onere di mettere in sicurezza questo nuovo spazio che ci verrà dato e ora noi attendiamo questo nuovo incontro per tirare una sintesi. L'unica cosa da dire è che sicuramente Bussi Italia da parte sua farà tutto quello che è possibile per non lasciare scoperta la zona di Ligea, di Via Ligea, ma verranno intensificati delle linee e dei servizi in modo che l'utenza non avvertirà la non più presenza del capolinea in quella località.